e sicuramente da questo momento il nostro movimento, il nostro progetto è più ricco, più forte, più plurale, più aperto e più accogliente. È una personalità importante del mondo della sinistra, delle istituzioni italiane, che fa una scelta che noi apprezziamo. È un bel giorno per noi, io credo, un bel giorno per il progetto che vogliamo costruire. Speranza, il fatto che sia il Presidente del Senato, la Presidente della Camera abbiano aderito a Liberi ed Uguali, che significato, che peso ha rispetto ai loro ruoli? Ma io voglio solo dire che è una cosa bella, ognuna di queste personalità ha un incarico, ma è anche un profilo politico, una storia che parla per loro. Io credo che la storia di Grasso da una parte e la storia di Laura Borghini dall'altra siano storie importanti che rappresentano i nostri valori. In queste ore, insomma, si sono consumati gli ultimi passaggi parlamentari alla Camera, domani sarà probabilmente l'ultimo giorno al Senato. Ormai quegli incarichi sono dentro una fase parlamentare che sostanzialmente si è esaurita. Quel che conta ora sono le biografie, le storie e il progetto per il Paese. E io credo che l'arrivo di oggi, le scelte di oggi di Laura